Gentili telespettatrici e telespettatori di Video 33, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi giovedì 31 dicembre 2015, il cielo è coperto sul territorio provinciale. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola grazie alla collaborazione con Matteo Berto che è in regia. Iniziamo dal Corriere dell'Alto Adige. Compatscher vuole fare il bis, il Landeshauptmann pronto a ricandidarsi, aeroporto possiamo vincere, nuovo anno fissata la rotta. Convenzione autonomia, voglio coinvolgere tutti. Passiamo al quotidiano Alto Adige. Azzardo, il gioco si fa duro, scadono oggi decine di licenze, controlli a tappeto. E poi andiamo sul quotidiano Dolomiten, il titolo principale è dedicato agli auguri che il quotidiano fa ai suoi lettori. Passiamo ora alla Südtiroler Tageszeitung. Anche la Südtiroler Tageszeitung in apertura dedica spazio al presidente Compatscher che ieri ha incontrato i giornalisti e che rilascia un'intervista. Sono vicino alla gente, una lunga intervista in cui si parla di diversi temi, dall'emergenza profughi all'aeroporto alla posizione sull'autonomia, ma si parla anche della famiglia del governatore. Passiamo al quotidiano Corriere della Sera con la cronaca nazionale ed internazionale, uffici meno caldi e auto più lente. Il patto antismog, vertice governo e comuni, un decalogo per l'inquinamento. Poi nella fotonotizia, quell'albero in fiore a Milano è la sorpresa di Capodanno, i cambiamenti climatici che hanno caratterizzato questo 2015. E poi negli interni il fisco, la casa, le pensioni, le novità per le famiglie, lavoro, imprese e tariffe. Cosa cambia nel 2015? 16. Passiamo ora al Sole 24 Ore con le notizie di carattere economico. Banche salvate, cessione al via, task force per gli obbligazionisti, Popolari, BPM e Banco studiano la fusione alla pari. Banca Italia parte la vendita di Etruria, Marche, Ferrara e Chieti. Il Portogallo cancella 2 miliardi di bond, nuovo banco. Bene, torniamo nel dettaglio della cronaca locale. Con il Corriere dell'Alto Adige vediamo alcune notizie sulla prima pagina, poi alcune notizie dagli interni. Qui appunto si apre con l'incontro di Compatscher con i giornalisti per il tradizionale appunto, incontro di fine anno. Poi negli interni Hager, non temo il referendum sull'operazione Benko e Buratti, azzeriamo la procedura. Poi nella fotonotizia, impianto bloccato, 800 persone trasferite, a Plan de Corones c'è stato un guasto tecnico e poi ancora nelle cronache negli interni, rapinati i bimbi vestiti da re magi, il bottino 30 euro. Ancora l'incontro dei carabinieri per la fine dell'anno, il colonnello Paolucci, le telecamere sono preziose e nel taglio basso. Comberlato, giusto ridurre i ricoveri, l'ordine dei medici, riordino necessario, Mascheroni chiede valutazioni severe. Andiamo a vedere allora le notizie negli interni con l'incontro appunto del governatore Compatscher con i giornalisti. Compatscher pronto a ricandidarmi, aeroporto possiamo vincere la sfida. Diversi temi trattati ieri nel tradizionale incontro appunto del Landeshauptmann e poi per la cronaca da Bolzano invece sull'urbanistica Hager, il referendum non ci fa paura, il braccio destro di Benko pronto alla sfida, Buratti, procedura viziata, l'origine si riparta da zero. E andiamo ora a vedere le cronache, sciatori bloccati nella cabinovia, Plan de Corones, guasto all'impianto, 800 le persone trasferite a monte. Bene, ora andiamo nel dettaglio della cronaca del quotidiano Alto Adige, vediamo la prima pagina e poi alcune notizie dagli interni anche qui. E qui appunto si apre con il gioco d'azzardo, la scadenza delle licenze, poi negli interni anche qui lo spazio per il governatore Compatscher, tangenziale musei, ecco le promesse 2016 di Compatscher. Poi per lo sport oggi a Bolzano la corrida della Bo Classic, la tradizionale corsa di San Silvestro.
E nella fotonotizia la magia della luce sulle mura di Palazzo Vescovile, straordinario spettacolo a Bressanone che sta facendo registrare il tutto esaurito. Poi nelle cronache rifiuti selvaggi la SEAB deve fare di più, Penta chiede un piano e ancora il bilancio dell'arma, i carabinieri, le telecamere ci aiutano. E ancora negli interni, a Montagna, willkommen sì e benvenuti no, no ai cartelli bilingui. E nel taglio basso, in piazza con il DJ, con il DJ, scusate, ecco le feste. A Merano fuochi d'artificio, musica dal vivo invece a Bolzano, tutti pronti a festeggiare l'arrivo del 2016. Andiamo a vedere gli interni. Con la cronaca da Bolzano, azzardo, scadono oggi decine di licenze, Stocker fuorilegge esercizi in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili, toccherà ora ai vigili far rispettare la legge, c'è una lotta alle sale giochi, l'assessora Stocker dichiara stiamo elaborando una misura ad hoc per arginare la diffusione dei totem, però nel frattempo arrivano anche le repliche dei gestori. Sciopero di 2 giorni, tutta la filiera penalizzata dalla legge di stabilità, adesioni entro il 10 di gennaio. Poi ancora rifiuti selvaggi, ultimatum alla SEAB, la giunta entro 6 mesi un piano per ripulire le isole ecologiche, si ascoltino le segnalazioni dei bolzanini. E poi ancora dal comune di Bolzano, wifi, il comune vuole allargare la rete, il caso dell'hotspot cancellato al Museion, progetti di lavoro volontari per gli stranieri. E poi andiamo alla pagina da Bressanone, Soliman vi farà sognare anche l'anno prossimo la magia al Palazzo Vescovile con lo spettacolo di luci che sta registrando numeri da record. Il mago delle luci Benoît Cuero spiega il grande successo dello spettacolo. Abbiamo pensato all'elefante di Bressanone per stupire e meravigliare, scusate, da agosto un team di 10 tecnici ha lavorato sulla trama e sulle musiche per dare corpo alla favola e dopo il 6 gennaio subito al lavoro perché l'elefante non smetterà di sognare. Bene, ora andiamo a vedere anche il quotidiano Dolomiten. Qui appunto l'apertura dedicata agli auguri di buon anno e poi negli interni anche qui spazio al governatore Compacer. Durante il tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti, il presidente parla soprattutto dell'autonomia, la consapevolezza dell'autonomia in Alto Adige è andata perduta, va ritrovato un senso patriottico. Poi ancora voltiamo pagina e vediamo come ci si prepara a festeggiare. Si può festeggiare solo con fuochi d'artificio autorizzati. Notte di San Silvestro, allerta massima delle autorità per evitare incidenti con botti e giochi pirotecnici. E poi anche qui spazio alla conferenza stampa dei carabinieri. Positivo il bilancio del 2015, sono 1.000 i furti in meno rispetto al 2014. Bene, con questo ho terminato questa prima parte, ora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo per le notizie del meteo. Quel giorno non lo scorderò mai. Stavamo preparando una mortadella da maestri. Solo carne italiana, cottura nata nei forni di pietra e sapiente miscela di spezie. Goduriosa. Da quel giorno la mortadella Casa Modena si chiama la Goduriosa, perché più di una mortadella è il piacere di godersi la vita. La Goduriosa di Casa Modena, maestri nei salumi. Thank you.
Come nostra abitudine diamo un'occhiata ad alcune immagini che ci arrivano dal territorio provinciale. Iniziamo con una webcam sopra l'abitato di Bolzano. Come potete vedere, questa situazione è alle 6:10 questa mattina, ora cielo sereno all'orizzonte. Ci spostiamo su in località Solda, in alta Val Venosta. Questa è la situazione intorno alle 6:10 di questa mattina, qualche velatura in cielo. E ora ci spostiamo sull'abitato di Foresta, uno sguardo verso la città di Merano, sempre la situazione intorno alle 6:10 di questa mattina. Andiamo a vedere con l'aiuto della grafica le previsioni per oggi. Iniziamo con una vista da satellite, nuvolosità in avvicinamento sulla nostra provincia. Vediamo il dettaglio delle previsioni meteo grazie all'aiuto della grafica. In giornata da ovest arriveranno corpi nuvolosi a tratti fitti, il sole comparirà solo temporaneamente. La notte di San Silvestro sarà spesso con cielo coperto ma senza precipitazioni, temperature in aumento, valori massimi dai 0 ai 6 gradi. Io vi ricordo che le informazioni meteo sono a vostra disposizione nella pagina Facebook Alto Adige Meteo oppure nel nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca. Vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere in provincia e in regione. Oggi continua l'appuntamento con la foresta natalizia Forst a Foresta vicino Merano e poi oggi è il giorno della Bow Classic, la corsa di San Silvestro a Bolzano. Poi il 9 gennaio la Ski Marathon in Val Pusteria e sempre il 9 gennaio Tour de Ski che fa tappa in Val di Fiemme e a Dobbiaco e il 10 di gennaio in Valle Aurina la Ski Alp Race a Rio Bianco. Bene, vi ricordo anche il nostro sito internet www.video33.it dove potete rivedere questa edizione della rassegna stampa e i nostri telegiornali online, una ricca mediateca con contenuti filmati e potrete seguirci anche in streaming. Ci rimane qualche istante per vedere le aperture dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo con il Corriere dell'Alto Adige, Compaccer vuole fare il bis, Landeshauptmann pronto a ricandidarsi e sull'aeroporto possiamo vincere. Poi nella fotonotizia, impianto bloccato, 800 persone trasferite a Plan de Corone su un guasto tecnico. Poi andiamo al quotidiano Alto Adige, azzardo, il gioco si fa duro, scadono oggi decine di licenze, controlli a tappeto. Poi anche qui le parole del governatore Compaccer, tangenziale musei, ecco le promesse 2016 di Compaccer e nella fotonotizia la magia della luce sulle mura di Palazzo Vescovile a Bressanone, straordinario spettacolo che sta registrando il tutto esaurito. E poi andiamo con il quotidiano Dolomiten, qui si apre con gli auguri della redazione a tutti i lettori e poi negli interni anche qui le dichiarazioni del presidente Compaccer durante il tradizionale incontro di fine anno. Il presidente parla soprattutto dell'autonomia. E poi chiudiamo con la Tageszeitung, una lunga intervista al presidente Compaccer, sono vicino alla gente. Bene, con questo ho terminato, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e un felice anno nuovo.